Buonasera a tutto il popolo del meeting e a tutti gli amici che ci seguono da casa. Abbiamo qui con noi Roberto Fontolan, che è il curatore della rassegna Storie dal Mondo, che è una raccolta di documentari e reportage da tutto il mondo e con un impatto internazionale. Abbiamo chiesto a Roberto di venire qui da noi per raccontarci, raccontare soprattutto a voi come è nata l'idea di fare questa serie di incontri, di far vedere questi reportage. E insomma, il primo riscontro che ha visto dal pubblico del meeting di questi primi giorni. Ma l'idea di queste serie è nata alcuni anni fa in una situazione molto pionieristica, dalla passione smodata che io, da vecchio uomo diciamo di lavoro televisivo, ho sempre avuto per il genere del reportage e del documentario televisivo, e dall'analoga passione che il collega e amico Gian Michalessin ha sempre avuto per questo genere. Lui ancora fa molti reportage, video reportage in giro per il mondo. Quindi l'idea era quella di offrire alcuni anni fa al popolo del meeting, diciamo così, un'occasione di vedere, ascoltare pezzi di mondo in una forma, attraverso un linguaggio che non era quello tradizionale dell'incontro di parola dentro il meeting, ma più legato appunto al racconto televisivo. Questa come filosofia di fondo. Nel tempo la cosa è cresciuta, si è stabilizzata, al meeting è piaciuto diciamo questo genere di proposta, e devo dire che negli ultimi 2 o 3 anni c'è stato un incremento di interesse e di presenze nelle sale dove facciamo questi reportage, che è assolutamente sbalorditivo, e quindi evidentemente questo tipo di linguaggio piace, interessa e attira. Qual è il documentario, il reportage che tu consigli più? Naturalmente sono tutti di uguale importanza, ma qual è il tuo preferito di questa nuova serie che verrà messa in onda? Di questi giorni abbiamo iniziato il primo, direi quello con cui abbiamo inaugurato la serie, che era anche il primo giorno di meeting, domenica, è quello che mi aveva colpito di più quando l'ho visto, anche per la sua ambizione, ed è sostanzialmente, si chiama Life in a Day, circola anche su YouTube, non è che sia un'esclusiva del meeting, è stato prodotto e curato da registi importantissimi come Ridley Scott, il fratello Tony, che poi abbiamo letto sui giornali oggi che si è suicidato purtroppo per questa malattia grave della quale soffriva, e Kevin MacDonald, che è il regista di un film, diciamo, un vero film sull'Uganda che ha avuto un certo successo alcuni anni fa. Ed è una cosa molto bella, io l'ho definito un grande poetico affresco della vita, che ci evocava molto al titolo del meeting di quest'anno, come connessione, come nesso con l'infinito, perché loro hanno proposto apertamente attraverso la rete che tutte le persone che desiderassero farlo raccontassero un pezzo della loro giornata, pur dovendo rispondere tutti a 3 domande, e purché fosse nella stessa giornata. E quindi la giornata fu il 24 luglio 2010, e da lì sono nati ovviamente decine e decine di migliaia, hanno ricevuto più di 80.000 pezzi di racconto, quindi un lavoro enorme di selezione e montaggio, e ne è nato poi un documentario di 1 ora e mezzo con un lavoro di montaggio ricchissimo, bellissimo, ed è un grande affresco sulla vita quotidiana del mondo. E questo ci è piaciuto proporlo come apertura, perché in fondo è proprio quello che la televisione e il linguaggio delle immagini cerca di dire: farti arrivare vicino la realtà, farti vedere cose che non potresti vedere, farti incontrare persone che non potresti incontrare, ma fartela arrivare davanti ai tuoi occhi. In questo senso è stato molto affascinante questa apertura. Quindi anche Roberto mi invita a partecipare, a far parte del pubblico di questi documentari di reportage, che ricordiamo che sono nella Sala Neri. Esatto. Sala Neri, e oggi alle 19 e alle 21.45, domani e giovedì alle 21.45. L'invito è aperto a tutti, accorrete numerosi. Grazie e buona serata. Grazie.